Your face to document your full from grace and then tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. È rossa questa sera, Luisa. La Costamagna non ho detto eh, niente. Buonasera, da Luca De Telesi che ha molti difetti, ma non è dal tonico. Bene, allora. Sono passati tre giorni, giovedì sera una bomba atomica negli studi Rai 2. Michele Santormo nell'ultima puntata di Anno Zero sfonda qualunque record di ascolto e tiene un'anteprima che in qualche modo è anche un monologo ma anche forse un comizio, un'imbettiva, insomma l'annuncio di una destinazione verso Lidi Ignoti. Nello stesso tempo, mentre fustigava anche con una certa cattiveria, Paolo Garimberti diceva che era pronto a tornare alla Rai per il costo di un euro. Allora questa sciabolata, comunque lo si veda, non intacca soltanto eh, gli equilibri dell'etere, non intacca solo gli equilibri televisivi ma viene letta come una mossa politica, oppure viene Interpretata come l'unico atto di leadership in un centro che non ha ancora un capo. Allora, siccome in questo studio abbiamo Maurizio Belpietro che ha stappato con lo champagne, ha detto la RAI è libera, adesso Santoro verrà pagato da altri, no, no. Siccome Ma adesso cambierà eh, idea eh, beh, no. eh, è evidente, siccome abbiamo Carlo Freccero, no, non ho stappato con lo champagne, no. no. Ah. Ho detto che non, ho, non avrei stappato lo champagne. Ho detto esattamente il contrario, Teresa. <ride> ecco. Sì, però il titolo è libero: era finalmente non lo paghiamo noi. No? Era questo il senso. Eh. Ci cioè siamo liberati dalla no, rai di ora, Santoro. Ora Santoro è gratis, era il titolo. Ecco. Mm. Infatti. Ecco. Eh, abbiamo Carlo Frecciero. Che, 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 che di sente. Santoro è stato in qualche modo il. Il levatore, o comunque il partner, no, o il maestro, lui, lavorato. Ecco, ha lavorato Direttore. con lui nella famosa Rai 2 Ante Editto, e infine abbiamo Marco da Milano che ha raccontato eh, il crepuscolo di questa seconda repubblica in un libricino Spoon River di Arcore, in cui ci sono anche effigiati personaggi di sinistra, e quindi sarà molto interessante leggere qualche frammento. Ma per entrare nel clima di questa serata, andiamo subito a vedere cosa è successo lì, dentro l'arena di Anno Zero. Caro Presidente Carimberti, se io fossi lei non mi preoccuperei di quello che sto per dire, ma di quello che lei sta per fare per la RAI. Perché ha ragione, io sono artefice del mio destino. Ma chi è il vero artefice del destino della RAI? E questa è questa la domanda. Io sono della RAI. Ma il problema è che il Consiglio d'amministrazione della RAI è della RAI? All'annuncio di un nostro passaggio a T-Media, la 7, il titolo ha guadagnato improvvisamente il 20%. Il 20% in un giorno. Sono state seppellite tutte le illazioni su quello che è il vero valore economico di questa trasmissione anche dei nostri guadagni. C'è una cosa che in questi mesi, in questi anni ha urtato la mia suscettibilità più di tutte le altre. Voi dicevate che io ero in onda solo perché i giudici volevano che io fossi in onda. E mentre Anno Zero incassava decine e decine di milioni di euro di pubblicità, una parte di questi soldi venivano spesi perché gli avvocati della RAI mobilitati dai direttori generali mi trascinassero nei tribunali, costringendo me a difendermi, tirando fuori altri soldi fino in Cassazione, mentre il programma sfondava tutti i record d'ascolto. E poi provvedimenti disciplinari, circolari, minacce dall'interno dell'azienda e straordinariamente coordinate con la GICOM. Ma il problema è che ho detto, se ho cercato di spiegare alla mia amica Sabrina Ferilli, non si può sempre resistere, 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 anche quando il tempo della resistenza è finito. E io penso che l'anno zero è finito. Io non voglio più essere in onda perché lo decidono i giudici. E se avessi vinto in Cassazione, cosa guardate, che io ritenevo sufficientemente certa, perché le mie ragioni. Se qualcuno si fosse presa la briga di andarle a studiare, e a leggere, invece di parlarne così astrattamente sui giornali, avrebbe visto che erano talmente solide che anche la Cassazione le avrebbe confermate. Ma se avessi vinto, per me sarebbe stata ancora una volta una sconfitta, perché nessuno avrebbe riconosciuto che io sono uno della RAI e sarei stato ancora in onda perché ero così graziato da una sentenza delle Toghe Rosse. Ma se la mia andata via dalla RAI serve ad evitare il bombardamento di tutto quello che rende grande il servizio pubblico Fabio Fazio, la Gabbanelli, Serena Dandini e tutti gli altri, Riccardo Iacola che ho visto prima, allora se questo può servire va bene, io preferisco andare via. Però, Presidente Garimberti, le devo dire una cosa. E' bene che tutti quelli che ci stanno ascoltando la capiscano. Ho fatto un accordo che metteva fine alla vicenda giudiziaria, ma in questo accordo c'è scritto a lettere maiuscole Santoro può continuare a collaborare con la RAI. Attenzione, eh? Presidente Carimberti, anche da domani. Attenzione, colleghi della RAI. Anche da domani. Allora mi piacerebbe che lei, che è artefice del suo destino, come io sono artefice del mio, ma dovremmo essere insieme artefici del destino della RAI, la facesse questa discussione nel suo Consiglio di amministrazione e una buona volta vorrei capire se una trasmissione come questa voi la volete oppure non la volete. Non voglio portare in piazza i nostri colloqui diservati perché voglio essere buono con lei, però vorrei che lei questa posizione la prendesse pubblicamente, ne discutesse col Consiglio, adesso che siete liberi, adesso che i giudici non ci sono più dietro la porta, la volete o non la volete questa trasmissione? Perché io non ho ancora firmato con nessun altro editore e quindi da domani, teoricamente, potrei essere disponibile a riprendere questo programma al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Guardi, carimberti, un euro puntata nella prossima stagione. Allora, come c'era da aspettarsi conoscendo il personaggio Santoro ancora una volta ha spiazzato non ha annunciato un addio ma ha lanciato una sfida alla RAI dimostrare di volere il suo programma non perché è imposto da un giudice ma perché è un programma di successo e quindi dimostrare di essere una vera azienda di servizio pubblico che si preoccupa dei telespettatori degli introiti pubblicitari più che dei diktat della politica è così Freccero? Ma c'è poco da aggiungere è una vittoria clamorosa di... Santoro, vi ricordo solo una cosa perché io ho lavorato con lui, io conosco naturalmente il contratto che Santoro ha firmato con la RAI e nel contratto c'è scritto che era, ritornava in RAI per fare un programma di prima serata, quindi non c'è nulla di rosso di avvocati, era nel contratto, I, gli avvocati, cioè gli avvocati, i, i giudici devono far rispettare Credo i contratti. i contratti. E quindi c'era già scritto. Per cui non c'era nessun complotto o nessuna imposizione delle Toghe Rosse. Per cui tutta la prima parte, diciamo così, di questa cantilena della destra, che, si, che è noioso ormai. Tutto mm. cambia, è finito. Tutto cambia, tutto cambia. E per cui, già, prima cosa. Seconda cosa. Quindi la RAI dovrà rispettare il Ma contratto chiaro, in sé, indipendentemente, indipendentemente dai, dalle sentenze è, è, dei è fin magistrati. È troppo noioso tutto ciò. Noiosissimo. Secondo problema. Il programma, voi sapete benissimo, che ha degli ascolti straordinari. Sì. Quando lui sta parlando fa già 6 milioni e mezzo. E poi è arriva. già al 24-25%, un dato clamoroso, sì, sì, sì. cioè che nemmeno Minzolini fa. No. Io, oh. Soprattutto Minzolini Beh, seconda, non fa. Esattamente, seconda ecco. cosa non solo, ma in cassa a livello pubblicitario 15-16 milioni di euro. Quindi chiaramente non è pagato dal signor Belpietro. naturalmente Pietro, no, è pagato naturalmente dalla pubblicità. Quindi altro elemento. Queste cose sono cose talmente banali naturalmente, talmente così, non solo. Ma il suo... Ma diciamo... la Rai raccoglierà questa sfida. Ci cioè, allora, accetterà la... ovviamente non di mandarlo in onda per un euro perché no. quella è una provocazione, no. ma di colla farlo collaborare con la cioè, RAI, farlo io... faranno cioè, Floris la, Vespa. Cosa, la cosa teatrale che c'è, che poi Michele veramente ama la Rai. Eh, e questo qua sì. è il problema. Cioè è un melodramma continuo, cioè, è veramente un, una corrispondenza è stato un atto d'amore nei ma confronti sì, della una, Anzi, era Commovente persino, sì, veramente sì, in sì. Questa... era il più bel melò che si è visto, naturalmente era come una soap opera. Insomma, quindi è chiaro che era questa cosa, insomma. Però di fatto ha... è il primo referendum che abbiamo vinto, naturalmente quello di Santoro allora no, non parliamo no, di, non referendum. di referendum. Stanno votando, lasciamo sì, non votare, non se ne può parlare no. bel Pietro. E, intanto c'è una curiosità, all'inizio di quest'anno lei era indicato come uno dei possibili anti-Santoro, anzi il più credibile per fare un programma sulla RAI che poi lei non ha fatto. La seconda cosa è questa: possiamo convenire sul fatto che Santoro se ne va dalla RAI se se ne va perché è stato cacciato da Berlusconi, cioè una sequela di direttori GNAI, di consiglieri di amministrazione del centro-est non hanno fatto altro che cercare di portare a termine questo obiettivo? Innanzitutto Santoro è un professionista sicuramente di talento, forse uno dei migliori professionisti, sa usare la televisione in maniera straordinaria. Detto questo, quindi, io non ho nessuna intenzione di fare il Santoro del centrodestra, non a caso lei ha ragione, mi fu offerta la possibilità di fare una trasmissione che. È Fosse in prima serata su rete 2 e eh, ho deciso di non farne nulla perché non mi interessa, non mi, non mi sembrava che ci fossero le condizioni, non mi sembrava neanche che ci fossero gli spazi, quindi non sono sicuramente Qualcuno alla ricerca ha di somigliare di a Santoro. Qualcuno ha cercato di negarle questo spazio? No, ma no, ma no, mi è stata offerta, mi è stata offerta tante volte. Eh, due o tre volte e siccome non mi sembra ci siano le condizioni quindi ho detto semplicemente che non, non era il caso che io mi mettessi a lavorare su un progetto del genere eh, yeah. invece detto questo eh, Santoro eh, se ne va semplicemente perché ha deciso di andarsene non perché è cacciato dal centro-destra guardi che la polemica che lui ha fatto l'altra sera non l'ha mica fatta col centro-destra l'accordo anzi l'ha fatto con il direttore generale nominato apparentemente dal centrodestra. Da cioè, la fermo eh, un attimo, Pietro. Ti fermo. anzi No, mi faccia solo finire no, la no, parola No, no, perché abbiamo scusate, un no, una frase. Tra no, un secondo no, continuo a spiegare. Un secondo e, e concludo la cosa. Ma la polemica sì. l'ha fatta con il presidente della Rai, nominato dal centro-sinistra Poi aggiungo il resto. Ottimo, interessante. A fra poco. That's just the way it goes. That's just the way it goes. E allora, bentornati in onda. Stiamo parlando di tutta la vicenda Santoro. Torniamo a Belpietro, che abbiamo interrotto per la pausa. Pubblicitaria, lei diceva prima, però Santoro non se n'è andato in realtà in polemica col centrodestra ma col presidente della Rai Garimberti, che tra l'altro ieri ha risposto molto duramente a Santoro ha parlato di uso privatistico del mezzo televisivo. Faccio un progetto, lo presento al direttore generale, però a parte non voglio ricitarle ancora una volta l'editto vulgaro, ma ancora di recente Berlusconi ha detto c'è stata una tenaglia mediatica per le elezioni amministrative, ci impegneremo in Parlamento perché questo non accada più e servizi micidiali di anno zero. Quindi il mandante Bravissima. non è che poi Bravissima. sia nascosto così tanto, no? Brava, no, guardi, le spiego una cosa. Ah. Se Santoro non avesse Berlusconi, cioè non avesse qualcuno con cui contrapporsi, Santoro mm. non farebbe quegli ascolti. Santoro ha bisogno come il pane di qualcuno che in qualche modo lo pressi di qualcuno che gli faccia opposizione all'interno della stessa azienda è sempre stato così è eh. stato così quando c'era la democrazia cristiana quando c'erano i socialisti quando c'era il direttore generale Pasquarelli ha bisogno di fare la polemica con la sua azienda se non ha la polemica con la sua azienda fa gli ascolti che faceva Mediaset cioè il 12% è eh, che non era è male per il quando è tornato, era che non sono male che non sono male eh. quando è tornato in, in Rai faceva il 12-14%, mm. qualche volta addirittura quando cominciò dopo l'editto bulgaro, cioè andò all'8-9%, quindi ha bisogno di fare la polemica con la sua azienda, quindi la polemica con Berlusconi gli va benissimo, ma è deve no. avere un nemico Santoro, se non ha un nemico non ce la fa, ma va la beh. polemica vera Santoro l'altra sera non l'ha fatta con Berlusconi, non l'ha fatta neanche con Fiorenza lei. La fatta con cui col si presidente è accordato l'ha fatta col presidente Garimberdi cioè con le, quello che è stata l'espressione all'interno della RAI del centro sinistra mm. tenete presente che le reazioni all'interno del centro sinistra alla sua uscita sono state non fredde di più quindi non ci è lo a che sinistra, lo accompagnassero ben alla porta mi faccia finire Telese eh, aggiungo una cosa i consiglieri della RAI Soprattutto in quota centro-sinistra all'inizio, hanno detto a Fiorenza, lei, ma perché non hai messo il patto che impedisce ad, a Santoro di andare dalla concorrenza? Cioè. Va bene che lui se ne esca, ma mettigli il patto che lui non vada dalla concorrenza, cioè, facciamo questo lavorare, patto, perché? perché? In pratica, lo volevano <ride> imbavagliare la ah, sinistra, okay. la sinistra, perché alla sinistra Anche, ricordiamoci eh. che Santoro è andato via dalla Rai la prima volta. Non quando c'era Berlusconi, mm. ma quando c'era la sinistra. E' contro diciamo la sinistra che, che se ne andò diciamo dalla adesso RAI. Adesso da Milano dobbiamo sentirlo che non ho ancora parlato, però il rivolgersi a Garimberti, stiamo parlando del presidente di garanzia, quindi voglio dire, non è che sia un termine... Pole... Eh no, è così. È il presidente no, rappresentativo... No, eh, la, la, mi, mi fa piacere quello che dice Belpiero, che sta facendo l'elogio di un giornalista libero, un giornalista che la sinistra vuole imbavagliare, vuole eliminare. Beh, Berlusconi. Eh, Pietro eh, le intercettazioni di Trani ci parlavano di un uomo ossessionato che chiamava la gente alle 11 di sera, a mezzanotte, alle 7 del mattino. Cioè, il povero Innocenzi faceva colazione in pigiama con Berlusconi che gli raccontava. L'ultima puntata di Anno Zero, e poi chiamava Masi dicendo: Mi ha fatto un culo così perché non siamo ancora riusciti a cacciare Santoro. Eh. Quindi, se tutto questo descrive la presenza di un giornalista libero che forse proprio per questo, non per altro, fa il 32% in 9 milioni, beh benvengano anche i consiglieri della, della sinistra. Certo. Io vorrei fare un passo avanti perché Freccero citava Todo Cambia, che era una delle canzoni che ci sono in oh, Abemus Papam <ride> di, 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 oh, di Nanni Moretti. Ma è già depositato il titolo alla Sia per fare un programma. Ah. Esatto. Ah. E nella clip Adesso che avete fatto vedere, televisiva. Santoro diceva: siamo, Non siamo più all'anno zero, a Napoli e a Milano. Sì. E qualcuno ha scritto, anzi, Luca Rigolfi ha scritto: Chi ha vinto le elezioni amministrative le ha vinte il partito di Santoro. Mm. Ora allora, io non so se il partito di Santoro esiste o no, sicuramente la trasmissione di Santoro è quella che meglio rispecchia e, e dà voce a Unitalia che le altre trasmissioni e molti altri giornali, forse, forse la carta stampata allora. abbastanza nella sua interezza. Non riesce a rappresentare, non, non la crea, perché Santoro non crea le operaie dell'Omsa, però è l'unico che le fa parlare in televisione. Allora facciamo no, l'unico, parlare... c'è anche in onda da Milano. Che... Sì, nah, vabbè, io e certo adesso... siamo sì. operai dell'Omsa. <ride> eh, allora facciamo. No, le abbiamo fatte parlare spesso qui, ma è vero che Santoro da voce un'altra Italia. Però vediamo un aspetto di quella puntata che ha fatto ovviamente molto discutere il duello al fulmicotone con Castelli. Io vorrei dire adesso una cosa a Castelli. Lei è per la democrazia, però poi accusava, eh, diceva che il, 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 il fatto che Travaglio legge ogni, ogni puntata le sue cose, quello diventa, mh, diventa un fatto antidemocratico. No, con i soldi mi miei, con soldi la, la, la... miei signor Celentano, con i soldi, soldi, soldi suoi può di dire tutto quello che assente. vuole ma quali sono ma i soldi, soldi miei del canone? siamo noi che diamo i soldi no, a quelli no, vostri no, anche noi ma li facciamo voi. la finita no, 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 io dire. Tra... ma come no? E io ho mi... due eh? milioni guardi che io no, 2 due milioni e no. mezzo non li ho mai non non visti mai, nella vita, eh? mai nella vita adesso noi non usiamo un soldo del canone la verità è questa non finanziamo le altre trasmissioni della RAI comprese quelle che voi partiti non fatemi avrai. pagare, Basta, questa è la verità. Non fatemi e pagare paga. il canone. E, non e no. E no. Non fatemi canare il canone. Ma perché dire queste cose completamente io... false? No, ogni io volta pago. È insopportabile. Io pago il canone, 15 non voglio, di euro non mi interessa di pubblicità non mi interessa. per la nostra trasmissione. Io pago. Io sono per la Passate privatizzazione. Non ci sopporta più! Io sono per la privatizzazione della ma RAI! Quale privatizzazione? Non voglio più pagare il canone Noi vogliamo canone. la RAI pubblica! Ma ma se ce la gestiamo noi! Io non sarà una voglio RAI più pagare Siete voi che ci rovinate! 2500 miliardi di vecchie lire di passivo Va bene. Va bene. la Rai. Va bene. Siamo stufi di pagare il canone! Posso dire per voi? Prima chi amministrava tuo zio e prima prima chi. Prego. Sono tutti di sinistra, Basta che non orari. diciamo bugie. Prego. Andate sul mercato che sì. è giusto. Poi guadagnate no, anche 5 milioni Noi ci stiamo già sul minuto. mercato. Ci stiamo non già. Sono più i posti, posti che canone. sono invendibili e incomprabili no, E no, Ha capito? No, scusi. Noi siamo del mercato. Uomini del mercato. Se lei Bravo, va a eh. 7 fa 10 milioni di spettatori e contento no? cosa? no dico cosa? travaglio è così bravo chi ha speso 7, i soldi per sgarbi? chi ha no. pagato sgarbi? io no chi ha pagato sgarbi? stupo di pagare travaglio va bene? Va bene. Eh, non voglio pagare travaglio chiaro? comunque la si pensi una pagina di televisione che resterà ma voglio chiedere a Belpietro perché sono sicuro che il discorso sul mercato essendo uno che ha fondato giornali e eh, passato da altri giornali e sempre si è retto sulle copie Belpietro lo condivide e un'altra particolarità è questa forse eh, Castelli è stato ospite 20 volte, hanno zero quest'anno e anche lei credo che abbia fatto una quindicina di presenze non è strano questo paradosso del giornalista che è indicato spesso come il più fazioso al punto che lei non stappa lo champagne ma dice adesso è gratis sia quello che dà, ha creato dei personaggi e ha dato molta voce ai giornalisti e ai leader di destra guardi per la verità io vado in tutte le trasmissioni, non soltanto da Santoro noi siamo vado contenti Ballarò, che sia qui vado, vengo da lei, vede, sì. spesso sì. sono da lei quindi eh, non so se mi ha creato lei come personaggio, faccio il direttore no. da tanti anni, sono venuto in tante... Io mi dissocio tante... ovviamente, non sono essendo citata, mi dissocio comunque. Non... No, ma io eh, aderisco più alla, così, alla presenza di Luisella Costamagna ah, che quella di Telese, come sa. Preferirei che fosse condotto da una sola conduttrice. E eh, non lo dica me. Conoscendo guarda. da tanti anni Telese, ma a parte le battute, sì. eh, no, ma. Scusate, qui il vero nodo che sta alla base di tutta questa faccenda è il ruolo del servizio pubblico. Il servizio pubblico è al servizio di una parte politica o è il servizio pubblico di tutti? Questa è l'unica vera questione. Dopodiché, ognuno è libero di dire quello che vuole, fuori secondo me dal servizio pubblico, va in una rete privata, dice quello che vuole, scrive su un giornale, dice quello che vuole. Sul servizio pubblico effettivamente è un po' strano vedere certe trasmissioni. Quando io allora vedo anche. Santoro, che è allora anche che, è che Castelli mi po posso finire? Sì. Quando io vedo Santoro che rimprovera Castelli l'occupazione della Rai, quando se c'è uno che è entrato in Rai grazie al partito comunista si chiama Michele Santoro Vabbè. la lottizzazione ha fatto entrare in RAI Michele Santoro, non Roberto Castelli, ma di che stiamo parlando Santoro sì. sta in RAI da 25 o 30 anni, grazie Piedro al partito comunista prima al PDS Castelli, poi, al DS successivamente sì, ma di che stiamo parlando lo sa che sono le lottizzazioni politiche di Castelli che dirige occupano una la RAI è e quindi il servizio inizio, pubblico, papà. non il resto... Quindi ripetilo, eh? ripetilo. Vettiero, no, volevo solo sapere non si se lei a interpretare Scusa. un ruolo politico che evidentemente rendono il servizio pubblico schiavo della politica, altrimenti non avremmo questi problemi. Scusi Vettiero, due parlando? cose. Lei prima ha, prima, no, pr prima ha detto che i consiglieri della sinistra vogliono cacciare Santoro, quindi dovrebbe dire di quale parte politica è Santoro. cioè Qual è la parte politica che rappresenta Beh, Santoro? Mi perdoni, forse lei non si ricorda seconda... che nella storia della sinistra c'è una lunga vicenda che riguarda tutti quelli che sono di sinistra ma leggermente dissidenti vengono cacciati ah, ecco. il manifesto fa storia quindi, quindi Santoro non Michele rappresenta Santoro la parte politica appartiene alla okay. sinistra ma, ma una certo. frazione della sinistra che non va del quindi resto la parte la che era Santoro rappresentava addirittura, addirittura i di dissidenti della sinistra che la si seconda si cosa le volevo chiedere questi ma questi lei, giorni lei, lei hanno lei, vinto le elezioni e e Bersani con Vendola stanno litigando, no. Renzi con Di Pietro sta litigando, stanno litigando tutti nella sinistra. Senta Quindi, chi è la seconda cosa, volevo se lei sa sinistra. che, che l'ex addetto stampa di Castelli no. dirige una testata della Rai. Lo sa? Guardi, Brava. Brava. senza aver lavorato un giorno in Rai. Brava. Io sono da sempre non so sia sul per la privatizzazione della Rai. Della Rai Così mai? stanno sul mercato. Tutta la RAI, privatizziamola, non c'è bisogno di un servizio pubblico perché in Italia non esiste il servizio pubblico. Non esiste. Allora, perché, secondo voi, l'isola dei famosi è un servizio pubblico, l'isola allora. dei famosi. La RAI deve fare l'isola dei famosi, io credo che secondo zero voi? Non sia servizio pubblico okay. e per questo viene chiesto, ecco, il piano Io credo, piano di, no. Freccero, io credo per... di no e quindi preferirei che andasse su una rete privata. Allora, a parte la privatizzazione della RAI, che non si farà mai esplicitamente, l'ha detto Santoro almeno finché c'è Berlusconi. No, sicuramente Berlusconi vuole, no. Però io volevo chiedere una cosa: no, facendo un passo successivo. Perché non la privatizzazione della RAI? Berlusconi non vuole. Eh, ci mancherebbe dice altro, che non è Berlusconi privatizzazione. Appunto, visto che la politica, lo diceva anche prima Belpietro: la politica in Rai c'è sempre stata, c'è sempre stata la lottizzazione, ma, ma l'avvento mm. di Berlusconi mm. della Seconda Repubblica non hanno cambiato radicalmente le cose, non solo aggiungo per ragioni politiche, ma anche economiche, perché stiamo pur sempre parlando del proprietario delle tre reti televisive concorrenti. Mi permette di raccontare una cosa? Sì. Io purtroppo ho fatto tanti anni in televisione. Ormai purtroppo. sono un po' vecchio, purtroppo, sì, lo dico purtroppo perché mi sento così giovane. Ah, non è per una così... questione d'età, non perché eh, si è esatto, occupato ma di televisione. Vorrei come fosse il primo giorno. Io faccio TV come fosse il primo giorno, lo dimostra il successo di RAI 4 che è già all'1,25%. Quindi cioè. io faccio televisione come fosse il primo giorno. Allora, io vi ricordo la mia RAI 2, straordinaria. Allora non c'erano queste polemiche su Santoro. Il vero problema è che a un certo punto, dopo l'edito bulgaro succede una cosa, che tutti quelli che non appartengono alla maggioranza, naturalmente, diventano faziosi. Cioè è fazioso tutte le persone che non, in qualche modo sono dissidenti verso la maggioranza. D'altra parte, la dimostrazione del fatto che, facciamo un attimo di teoria in questo contesto, voi sapete benissimo che eh, oggi solo la quantità crea verità. Berlusconi dice che lui ha sempre ragione perché aveva la maggioranza del paese, non ce l'ha più naturalmente. Oggi, a dire il vero, chi è fazioso sono le altre cinque reti che rappresentano questo, la vecchia maggioranza che in qualche modo non rappresentano più questo cambiamento in atto e questo cambio di maggioranza che c'è. Anzi, devo dire che Santoro non è per nulla fazioso, ma anzi, a partire in questo momento proprio alla... Maggioranza quindi c'è un capovolgimento di segno fondamentale. Non si è ancora quindi. votato, quindi no, non è so giusta io, la definizione di maggioranza. Ma diventano non a caso ma beh, chi maggioranza secondo freccello: Dandini, Gabanelli secondo freccello esatto. per Poi devo dire un'altra cosa. Tutti quelli di Rai che no. adesso non si sa che fine faranno, ma perché ma, anche ma loro. ve lo dico con tono verete: chi fa televisione? Hai, se lo fa bene, è uno che deve capire prima cosa sta succedendo. Todo cambia, ripeto: cambia. quindi lo dico con molta veramente umiltà. E mai in questo momento l'avete so, visto? Saviano Fazio, 32%, 30%, certo. eh, Sgarbi, 7%. Ma non perché ha avuto un brutto programma, Sgarbi, poverino. Perché io ho visto le curve, occorre essere dei professionisti. A me non lo puoi dire che io era messo la sinistra, perché ho un curriculum che tu non ce l'hai, poi non, non sai, non ce l'ha nessuno. Ma mettiamo su ma davanti, quando c'è Sgarbi, io l'ho visto, la curva. Va via, gira subito, va via subito, va via subito. Questi sono dati di fatto. C'è la fuga, è, è un atto un cambiamento alla televisione purtroppo è una psicanalisi a cielo aperto rivela quello mm. che succede Precero, lei quindi, fa un'equazione però... immediata politica ascolti ed è abbastanza interessante è però le sono... faccio una domanda io sono le faccio domanda eh, perché di perché cui sono... è interessante è vero Berlusconi eh, se... le faccio, eh, le faccio questa domanda per le faccio questa domanda quando Berlusconi dice mm. ho perso le elezioni perché c'è stato il programma e Santoro dice una cosa vera cioè è no, possibile no, che dice, un programma conti così tanto Nell'opinione pubblica? Assolutamente no Anche Belpietro dice diciamo. sì, Ma non è assolutamente vero Voi sapete benissimo Anche perché altrimenti che sono... Berlusconi non avrebbe mai beh, dovuto vincere Perché beh, no. Santoro è stato praticamente è sempre in onda ma no, è vero, A parte gli anni dell'editto bulgaro Ma diciamo una cosa che sono anni Soprattutto poi sono diversi anni, eh, ma dal, 20, dal 2001 in poi, che e lui ha 6-5 televisioni a suo servizio mm. e che hanno creato naturalmente un modo di pensare, un modo di vedere le cose. Ricordiamoci questo fatto: se sono suicidi solamente due ore per cambiare il mondo, vuol dire appunto che Santoro è una bomba micidiale. Io credo solamente una cosa. È qui che bisogna, mi rivolgo perché io stimo come giornalista moltissimo il mio amico Maurizio, Bellissimo. io proprio lo stimo molto, molto e lui lo sa. Quando un programma riesce in qualche modo a captare qualcosa che sta cambiando, diventa subito essenziale. È un dispositivo che rivela veramente un cambiamento in atto. La TV è magnifica per questo, con tutti i suoi difetti, dove, con le sue cialtronerie, con le sue porcherie, con i suoi disgraziati, però è qualcosa proprio che fotografa è un raggi X Ma è, no. lì, è un qualcosa. cambiamento che ha intercettato Santoro le piazze delle donne, il sì, web bravissimo. cioè fuori dai ecco. partiti E della cosa volevo fare appunto bravissimo. un passaggio è successivo fuori totalmente dai partiti ah. perché ormai il PD è un contenitore Ogni testo un voto non è più che quasi un partito col P maiuscolo, è un contenitore. Pietro, lo chiediamo oh. a lei: orientano di più i telegiornali che sono tendenzialmente controllati dal centro-est, con l'eccezione del TG3, o i talk show che sono tendenzialmente in mano a conduttori progressisti o diversamente di sinistra, come dice lei? O l'infotainment. Io, io che aggiungo. Quello bella, che orientino, dice anche l'infotainment: eh, mi dà ragione, preciero. Ecco. Anche yes. l'infotainment. Yes. Io credo che orientino di più eh, le trasmissioni di approfondimento e anche l'infotainment, non, non già i telegiornali. Mm -hmm. I telegiornali sicuramente sono molto seguiti perché fanno pur sempre, parliamo del TG1, 6 milioni, 6 milioni e mezzo. Dipende dai giorni, ma io credo che orientino molto di più i i, i, le trasmissioni di approfondimento. Detto questo, però, non penso che siano così determinanti dal far cambiare idea le persone. Questa è una vecchia polemica, una vecchia mm. questione, si pensa che i talk show facciano cambiare idea, eh, si pensa che le trasmissioni televisive... Non è così, io penso che la maggior parte degli italiani abbia delle idee, certo sì. eh, riceve degli orientamenti, ma insomma, poi alla fine non si tratta di persone che non hanno cervello. Senta però Belpietro, questa... mi risponde in modo secco è o no una follia che un'azienda rinuncia al suo primo programma di approfondimento giornalistico Bravo. di informazione che gli garantisce degli introiti spaventosi con cui finanzia molti altri programmi cioè lei ci rinuncerebbe a una cosa così da un punto di vista le aziendale rispondo, le, ris le rispondo in maniera molto semplice qui il vero nodo non è quello di un'azienda normale ma quella di un'azienda che fa il servizio pubblico eh. se non si ritorna al servizio pubblico cioè a, a informazione basilare e la che fa va Paragone non Santoro, servizio no. pubblico no, guardi, non Paragone io non lo so chi la debba fare, francamente eh, mi no. interessa poco ma un'informazione un che non sia faziosa, allora non si esce dal ruolo del servizio pubblico eh. si deve stabilire, se la Rai è un'azienda qualsiasi, allora la si privatizzi la si metta sul mercato, la compri De Benedetti la compri la RCS la compri chiunque voglia e fa quello che vuole e fa l'opposizione a chi vuole, oppure è un'informazione, è un servizio pubblico e quindi deve essere un servizio adatto a tutto il pubblico. Non a allora, una parte del pubblico, la 7 questo è il vero nodo: è, è il servizio si chi pubblico Siamo noi il, il servizio pubblico, diamo no. voce a tutte le voci. C'è una voce che è tornata in questo momento. Almeno avete una rete ore. sola, costate di meno: È vero, c'è certo. la voce che è tornata da lungo tempo, quella di Corrado Guzzanti, una pillola fantastica di questo programma che è andato in onda su Sky. Aniene, anzi, è ancora in onda, lo potete vedere e rivedere. Guardatelo adesso. Passiamo a Rai fratello, fate scappare tutti alla 7, li facciamo andare tutti quanti alla 7, poi una volta che sono tutti all'addint chiusi l'addint ci abbassiamo il tetto pubblicitario e li schiacciamo. Come facciamo? Facciamo una norma, la nascondiamo dentro un maxi provvedimento sulla manutenzione dei semafori che nessuno ha, la facciamo votare e è fatta la cosa, a polpetta avvelenata. Allora, Rai ancora. Ruffini, trattamento fresciero, stanza grande senza porte e finestre. Digitale terrestre, cambiare i numeri dei canali rai più velocemente, più velocemente, cambiare, cambiare. Fratelli, vi ricordo perché abbiamo fatto questo digitale terrestre? Così la gente stava continuamente a risindonizzare, a e non vedeva chi le accade, eh? ma su, che mediaset deve fatturare. Allora, Corrado Guzzanti su Sky 1, tornato in televisione. Tra l'altro, viene da pensare che accanto ai giornalisti come Santoro sempre più hanno un ruolo importante nel coinvolgimento dell'opinione pubblica e nella sua informazione. I comici, cioè da Grillo che poi è sceso in campo, a Benigni, a Crozza, lo stesso Guzzanti, no? da Milano, sono veri e propri editoriali molto più efficaci di comizi sì, ma, questo, per la verità, oh, ma stasera sono ehm, sempre d'accordo con lui. Ehm, non è, ehm, questo non è, non è una passata. novità degli ultimi mesi. Nella Rai 2 eh, diretta da Freccero c'era già eh, l'ottavo Nano insomma. È, no, però e diventano quasi leader politici. Cioè, per, penso cioè, penso all'imitazione di Corrado Guzzanti di Rutelli del 2001 certo, che vale certo. mh, tutti gli articoli <ride> sì. messi insieme che abbiamo scritto noi sul centro-sinistra sì, sì. perché lì c'era già tutto. Berlusconi ricordati, degli amici, ti abbiamo ecco. aiutato Berlusconi, nel momento della, del bisogno. Abbiamo fatto il trappolone a Prodi, l'abbiamo spedita a Bruxelles. E quindi tutto questo ci parla: sì, ci parla della forza della televisione, però ci parla anche della debolezza della politica. Mm. E segnatamente Alto, della fermo, debolezza della politica del centro-testo. Perché nel suo libro, nel libro di Da Milano, lo Spoon River. C'è un personaggio, l'amico inconfessato del Cavaliere. Vediamo chi capisce per primo chi è. La sinistra è un male, è una frase che ha detto veramente. Solo l'esistenza della destra rende questo male sopportabile. Io nella sinistra ero nato, ero il figlio predietto del partito, ero cresciuto in sezione, comitati centrali, federazioni provinciali, lunghe notti ai congressi, come un prete senza Dio a cui è affidata la sopravvivenza della Chiesa, pensai che si potesse vincere con il realismo, la logica, l'impersonalità, il cinismo. Io, 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 il più acuto, il più peprato, io che spezzavo con le mani i tappi dell'acqua minerale. Capotavola era dove mi sedevo io. Mandai Ma a cena dal dottor Gianni, in quella ca bella casa borghese, e a capotavola trovai seduto lui. Chi è? Sì. Bah. Il modello Macerata, ah, quindi. Chi è Frecceno? Spezzaferro. Eh, Spezzaferro. Vabbè, il, ma diciamo che lo posso Al, là, al di là di, del, 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 del paradosso, D'Alema, la sinistra è un male, solo l'esistenza della destra rende questo male sopportabile. Un geniale aforisma sì, di Sì, che Alema, disse eh, in un'intervista all'Espresso nel 2003. Ma quello che è successo in queste settimane del, del dopo ballottaggio è, è curioso perché. Eh, una sinistra che aveva sempre detto siamo riformisti, siamo moderni. Con l'anti-berlusconismo si perde. D'Alema ha sempre detto: Con l'anti-berlusconismo si perde. Diede anche la colpa a Santoro, alla banda Dandini, a Travaglio, a di aver provocato le sconfitte del, del centro-sinistra Chiaro. negli anni scorsi. Adesso, Teorizza l'anti-berlusconismo assoluto, quello usato... tutti dentro contro Berlusconi: gli tutti dentro, un segnale Grillo, chiaro, Vendola, no? Fini, Granata, tu, tutti dentro contro Berlusconi. Mm. La sinistra, che è storicamente è anti-berlusconiana da sempre, eh, di cui fanno parte anche i, fam i famosi giornalisti, i famosi comici e alcuni politici del centrosinistra, in questi mesi si sono preoccupati di un'altra cosa, cioè non fare la grande alleanza contro Berlusconi, ma trovare parole nuove, personaggi nuovi, bandiere nuove con cui chiudere questa fase terribile di vent'anni e andare avanti. E io credo che, per questo, in questo momento, Santoro. Per così dire, per prenderlo come simbolo, è molto più avanti dei partiti. Però io certo. voglio dire una cosa: questo perché ruolo... eh, si prego. parla sempre, cioè a me è una cosa che colpisce, avendo anche vissuto direttamente l'editto bulgaro, è che si parla sempre di star della televisione, che comunque un mercato ce l'hanno e fortunatamente in questo momento hanno la possibilità di tornare in onda da qualche altra parte. Ma cosa significa l'uscita di Santoro? Dalla RAI per tutti i tanti giornalisti RAI anonimi, per i precari che collaborano con programmi e contestate. Cioè se non riesce a resistere Santoro alle pressioni politiche, come fanno a resistere loro? Chi glielo fa fare di alzare la testa, no Freccero? Purtroppo è vero, eh, perché l'autocensura sono... è perché per uno dei mali peggiori che ci sono in RAI naturalmente. L'autocensura, su questo qua in dubbio. Cioè... Eh, ma un piccolo precario cosa può stampata. fare? Il problema il del precariato giornalistico non è, è solo un fatto contrattuale, è anche un fatto di tutela sì, eh, per vedete, fare il lavoro di, di contropotere. Questa puntata va in onda in un momento un po' particolare. Sì, che, non che non citare. possiamo citare. Però io credo che il giorno dopo, cioè io spero, la prossima settimana, ci sia una puntata specificata. Anno, di quella cosa che non di possiamo, di quella possiamo, dire. possiamo dire perché quello che emerge e qui lo dico con tono molto modesto, umile eccetera è il problema che anche il liberismo più assoluto ha dei limiti non solamente il comunismo è una malattia mortale ma anche questo liberismo e quindi qui il problema che c'è cioè, vuol dire che non è che qualunque cosa possa essere in qualche modo eh, ridotta a profitto questo. Io credo che c'è un discorso che si sta profilando e che naturalmente un pubblico attivo come quello del net ha assorbito e sta diffondendo. Sta cambiando la televisione, e' quindi è chiaro la politica, che è la prima volta che succede una cosa molto interessante, è che la televisione ha un riverbero sul net e il net si riverbera in televisione la rete, diciamolo in italiano per, per attenzione, per attenzione ecco, e lo dico subito un'altra cosa molto importante voi sapete che a livello pubblicitario ormai si chiede, non più gli ascolti ma anche, ecco perché è successo anche nel vostro programma un'audience attiva cioè si chiede che il pubblico partecipi con i blog che ci sia una risposta questo è il dato non e basta più l'audience passiva di 40% di persone che sono malate, che, non, che hanno il bottone che non toccano il telefono. Odio, perfetto, abbiamo un frammento sì. di Guzzanti e vogliamo farvi ecco. vedere per sentire Belpietro subito dopo, Sempre eccolo su Aniene su Sky 1 Madri, te sento non te sento? Aniene, figlio mio, ricordati quello che ti ho detto prima, l'umanità soffre quello che è in definitiva un momento di crisi aiutali, istradali sulla strada ma ricordo, anche se cammini in mezzo a loro, non sei uno di loro Ma chi sta a camminare? Eh? non stavo a camminare! Adesso no, adesso stai fermo, ma quando cammini ricordalo, non sei uno di loro. Sei stato forgiato dalla stessa spada di prima. Aiutili a trovare la loro strada. Questo pianeta da una parte possono essere deboli, incline debolezze del corpo, ma dentro a di essi c'è una grandezza come tutte le cose. le cose e le persone. Sono come dei bambini, a volte magari hanno confusi, qualche volta sono anche imbriacati. Sono mortali, ricordalo. Non campano gli anni di Pippo come noi altri ma io so che c'è del buono in loro, aiutali, Agnene, aiutali questo buono, pure dentro di essi brilla una scintilla divina. Padre, mi piace una. Un nuovo grandissimo personaggio di Corrado Guzzanti Agnene, ma perché, visto che lei citava prima la sua storia a Rai 2, perché adesso Corrado Guzzanti lo possono vedere solo gli abbonati di Sky e non tutti gli italiani sulla Rai? È l'assurdità è l'assurdità della televisione dopo il 2001 indica Belpietro eh, sì, eh. no, me lo dico con, cioè, perché anche lui lo deve riconoscere dopo il 2001 eh. questo edito bulgaro eh, esiste ancora ma sapete che Sabina Guzzanti cioè Luttazzi. ma, io... ma non l'ha fatto Belpietro editto bulgaro no, lo, so, Massimo, lo, dico, lo ha, eh, però ad esempio io ho allora, 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 proposto per, naturalmente per uh, re 4 c'è cioè un piccolissimo budget di 2 <ride> milioni devi fare naturalmente il programma di and uh. Di, de, posso eh, dirlo sì. Sì, di Lutazzi naturalmente e di ah. lavorare con Corrado e Sabina Guzzanti cioè quindi è chiaro che l'ha no, proposta Masi sì, l'ha proposto attendo risposte ma è chiaro se non ti danno i soldi è il modo migliore per censurarti naturalmente allora mi sembra normale che Corrado sia su Sky appunto cioè, che, che è un prodotto veramente della tv eh, servizio è pubblico e io recidivo però fricero, perché, pure lei ma perché, eh, ma, la satira base, no, no, Pietro Cosa risponde a Freccero? A lei sembra normale, Rispondo davvero che Guzanti a... non sia un patrimonio di tutti, è un genio. Su questo non ci sono dubbi. Cosa ci avete? Sui documentari sul eh, servizio pubblico Educational Rispondo al Channel, a Carlo Freccero ricordandogli che lui purtroppo ha delle responsabilità in questa deriva della Rai. <ride> Perché lui <ride> prima cordoglio. citava il 2000. Oh, vi facciamo i complimenti. Ebbene eh io ricordo nel 2001 quando ci fu l'ultima puntata, allora non si chiamava Anno Zero, ma era la puntata di Santoro, eh, l'ultimo giorno delle elezioni, eravamo insieme, c'era Freccero, sì. c'ero anch'io, io, io ero, ero anch io. uno degli ospiti, ovviamente, c'era anche era Luisella era Costamagna, giovane, era... No, ero... Luisella era giovane, mi ma mi ricordo cosa fu quella puntata dove c'era eh, il candidato del centrosinistra Rutelli, Francesco sì. Rutelli dove fu mandato sì, in onda eh, il discorso di Benigni con, eh, con Biagi dove fu eh, intervistato da Gallipoli Massimo D'Alema che era in campagna elettorale non c'era un esponente non vero, del centrodestra a parlare di perché una. Berlusconi non era a parte che c'era lei no no, non no 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 dopo no, la pubblicità rispondo no. io ero un giornalista io ero un giornalista non c'era nessuna sedia, non sedia vuota Belpietro non, rigora, non nessuna ma sedia Berlusconi, vuota. Ricordo, Se ricordo, 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 non non Se mi perfetto, fate per dire, finire, ma mi ricordo non perfettamente dopo sedia la pubblicità, vuota, sentiamo Rutelli, la risposta, è finito il tempo. La, tele, la Rai, la Rai no. come svelò Beppe Grillo, era stata sì. ingaggiata tutta quanta, mobilitata, tutta quanta da Zaccaria, no, l'allora presidente Va della bene. RAI, no. per schierarsi contro il centrodestra. Sì. Quindi Comunque se Berlusconi. quella RAI faziosa sì, sì. oggi Teniamo. paga le no, no, conseguenze no, non, non, non si deve a tutti voi no. che no. avete partecipato a fare della RAI una RAI faziosa comunque, e questo la lo disse pubblicità. Beppe Grillo Andiamo che si pubblicità. ribellò a questa a questa Si deve strategia. fermare ripeto comunque su canale 5 c'era Berlusconi da solo oh, con Maurizio oh, Costanzo oh, quanto oh. era una par ne parliamo e sentiamo il che tra sia poco. servizio pubblico Andiamo in pubblicità bentro prima registrato in pubblicità. in pubblicità That's just the way it goes The way it goes. Allora, Freccero, cosa voleva rispondere a questa uh, memoria allora, incrociata? Allora, io lo giuro sul mio onore, Maurizio. Ti giuro che non ho fatto alcuna riunione con eh, Zaccaria. Assolutamente. Lo dice e... Grillo. Ma, no, Beh, eh, dici, Grillo no, lo disse. Lo Il disse, quale dopo la allora, trasmissione, dopo la trasmissione mi in cui io ricordai questo episodio, vero, te mi giuro. telefonò e mi disse hai fatto bene a ricordare questa cosa Zaccaria mi chiamò voleva che io scendessi in campo per fare campagna politica contro Berlusconi Beh, voleva dire. organizzare tutta Facciamo la RAI contro Berlusconi ma non puoi parlare sempre tu però questo no, non lo, disse molto tempo. Allora, lo disse Grillo allora, non l'ho detto io allora, ma posso dire una cosa? Ma non, preciello, 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 preciello. Ma allora, io mi rivolgo a dei professionisti feci solamente quella rete lì fu una controprogrammazione vi ricordo che allora in quel momento lì, Canale 5 con il Grande Fratello, era lo zenith della sua modernità, della contemporaneità. Io, come uomo di televisione, non potevo mica fare il Grande Fratello 2. Feci una televisione che fosse di contenuti, che fosse in qualche modo di opposizione a quel mondo lì e lo feci in modo scientifico. Ma non per motivi politici. Hai fatto una per televisione contro Berlusconi. Oggi sei responsabile Comunque, di quello che è accaduto ma motivi ah, televisivi. Ma sei responsabile, Carlo. Allora, sei che... allora, sono responsabile. orgoglioso di aver creato Posto quello dire... che si chiama il servizio pubblico. Il servizio pubblico deve creare condivisione, mm. dibattito e agenda. Santoro l'altro giorno, giovedì, ha fatto agenda e abbiamo vinto, questo è il servizio pubblico il servizio pubblico è creare condivisione comunque aggiungo che Berlusconi fu invitato al raggio verde all'epoca nel brava, 2001 non brava. si presentò tant'è che Santoro fece un editoriale andando in onda allora con la Bravissima. sedia vuota e poi venne interrotta la trasmissione perché Berlusconi non Altra, si presentò è, è, però Belpietro mi 15 deve 15 dire una percento. cosa velocemente perché siamo in chiusura dobbiamo andare ancora agli occhi mi deve dire una cosa, è un Prego. segno di forza o piuttosto di debolezza questa uscita di Michele Santoro dalla RAI, visto che comunque Santoro tornerà in onda? Cioè, non è cambiati, non sono cambiati i media, c'è la 7, c'è internet, il satellite. Ma. Berlusconi non è rimasto un po' indietro alle videocassette? Ma guardi, che Santoro vada sulla 7 oppure altrove, secondo me, è un segno che finalmente finisce il duopolio. E questo eh. non può che essere positivo. Per questo io non Ma. ho. Né, no, non ho pianto perché Santoro esce dalla RAI né brindo, Santoro non scompare, finalmente finisce l'equivoco creato dieci anni fa di una RAI che fa politica contro una sola parte. Basta, Quindi, dopodiché da ognuno disca, tu dica a quello Milano che vuole. a perché abbiamo il nostro gene con cui chiudiamo Cito Giuliano Ferrara al teatro Capranica, dove c'era anche Berlusconi. abbiamo parlato ieri. Sì. Il monologo di Berlusconi è stufato. Uno dei motivi per cui Berlusconi perde è che non si è andato a sedere su quella sedia è dieci rimasto... anni fa e continua a lavorare di videomessaggio senza più dialogare con lui. Giuliano, sei pronto? La pagella sì. del nostro gene Gnocchi. Ciao Fonzi, ciao Sottiletta, so che oggi parlerete di centrosinistra ed è un argomento che mi sta molto, ma molto, ma molto a cuore, anche se devo dire che io in questo periodo sono un po' indeciso. Infatti mi sono iscritto al partito di Rutelli, pensate, sono l'ultimo iscritto e ho la tessera numero 5. Bene, passo subito alle mie attesissime pagelle che sono un po' il sullucchero di grandi e di piccini. Allora, cominciamo. Voto 10 al nostro grande ministro Giulio Tremonti, ha finalmente rivelato il suo piano per risanare economicamente l'Italia. Come si fa? Puntate l'over su Lecce, Cagliari, Roma e Fiorentina. Voto 2 a Fabrizio Corona e Bobone Vieri. Avete saputo no, della rissa durante la festa di compleanno di Claudia Galanti? Ah, non avete saputo, ve lo dico io. Tra l'altro, ci sono andato, c'era un sacco di gente famosa. Melissa Sata, Elisabetta Canali, Cesare Battisti, Iggy Pop, c'eravamo un po' tutti. Corona e Vieri hanno iniziato a menarsi. Oh, si sono così azzuffati, così menati, che dopo la rissa Corona aveva i tatuaggi di Vieri e Vieri i tatuaggi di Corona. Quindi adesso Vieri sta con Belen e Corona sta ancora con l'Elle Mora. Allora, voto 10 alla nostra grande emittente, la 7. Perché? Perché dopo Santoro ha messo a segno un altro grande colpo. Francesco Giorgino rimane alla Rai. Voto 7 all'Italia, dopo che in Germania si è scoperto che il responsabile dell'epidemia di coli sono i fagioli, il governo ha subito proposto alla Germania la consulenza di Alvaro Vitali. Voto 2 al nostro Silvione Berlusconi. Appena saputo che il Brasile non concederà l'estradizione di Battisti, ha reagito con una durissima richiesta. In cambio voglio l'estradizione di 500 brasiliane in tanga. Voto 2, sempre voto 2, agli scandali sessuali in politica. Dopo Berlusconi, dopo Stroscane, dopo il deputato Usa Weiner scoppia un altro scandalo in Cina. Il Premier cinese è stato beccato con l'amante, ma lui si è difeso con forza dicendo pensavo fosse mia moglie, le cinesi sono tutte uguali. So che questa sera avete come ospiti importanti e avete anche il mio idolo, eh posso dirlo, il mio idolo, Maurizio Belpietro. Maurizio, voglio farti una domanda, anzi una richiesta. Io, come tu sai, compro sempre libero per due motivi: gli editoriali di Mughini e gli allegati storici. Io ho tutta la vostra collezione su Mussolini. Però ho perso il numero 21 quando regalavate l'intimo del Duce, canutiera, mutande e stivali. Ne è rimasta una copia in magazzino? Puoi farmelo avere? Eh, C'è un numero verde da chiamare? Perché io non posso stare senza queste cose di Mussolini. Grazie Maurizio, se puoi fare qualcosa. Bene, io ora vi lascio col mio solito saluto cordialissimo. Allora, Belpietro fornirà anche i numeri telefonici e tutto il resto a Gene Gnocchi. Dobbiamo chiudere. Sì. Freccero ci ha già abbandonati perché ha dovuto scappare via. Subito dopo di noi, non perdete Missione Natura che riparte stasera con Vincenzo Venuto per 10 appuntamenti sulla 7 con i documentari sulla natura. Grazie a Belpietro, grazie a Da Milano. E noi ci vediamo La prossima sì. settimana, sabato, e potremo parlare di quello che sta accadendo. Sì.